Eccoci prontissimi con un nuovo appuntamento con la nostra informazione sportiva. Bentornati a Rete Calabria Sport News, il primo ed unico telegiornale sportivo in Calabria. Motivo in più per seguirci. Tante le cose da raccontarvi anche oggi. Non possiamo che però non partire dalla pallanuoto femminile, perché la Tubisi del Cosenza batte Como anche in gara 2 della finale playoff ed entra di fatto nella storia. Il successo casalingo regala infatti alla Sette Rosa la promozione in Serie A1. Nessuno prima della formazione di coach Posterivo c'era riuscito tra le donne della nostra regione. Partiamo da qui e dopo tutto il resto via. La storia è scritta, la missione compiuta. La Tubisi del Cosenza affonda anche in casa il Como in gara 2 della finale playoff e c'entra la promozione in Serie A1. Nessuno prima del Sette Rose di coach Posterivo c'era mai riuscito nella nostra regione tra le donne. Un traguardo arrivato al termine di una stagione incredibile, un flashback che passa da quel solo punto di distacco dalla SIS Roma in regular season al successo sul Volturno in semifinale, per finire al doppio KO imposto alle Lombarde, cancellate in trasferta come in casa. Eppure l'ultimo match, quello decisivo, non era iniziato benissimo per Capitan Manna e compagne, sotto di un gol e un po' contratte. Il pressing di Como ha imbrigliato inizialmente le calabresi, che hanno anche fallito un rigore prima di iniziare a sciogliere i muscoli e a far male alle avversarie fino alla festa finale. Cosenza agguanta il sogno, al Como l'onore delle armi, ma in Serie A1 ci andrà la Tubisi, pronta a rappresentare la Calabria nell'Olimpo della pallanuoto. E allora complimenti alla Tubisi del Cosenza anche da parte nostra per la promozione in Serie A1, una promozione evidentemente storica, come avete sentito nel servizio. Lasciamo la palla a nuoto per dedicarci al calcio. Scattato il conto alla rovescia in casa della Vibonese, le prossime ore ve lo abbiamo raccontato anche nelle scorse edizioni, saranno decisive in chiave ripescaggio per il club rosso-blu. Lunedì potrebbero arrivare buone notizie anche dalla Lega Pro. La società del presidente Caffo evidentemente spera nelle disgrazie altrui per evitare l'eccellenza. Il conto alla rovescia è scattato. La Vibonese depositerà nelle prossime ore negli uffici del Dipartimento Interregionale la richiesta di ammissione al campionato di Serie D. Il tutto corredato da un assegno di 19.000 euro e dalla classica fideiussione bancaria di 31.000 euro. In casa rossoblu si respira un cauto ottimismo. La Vibonese sarebbe infatti in buona posizione in materia di ripescaggio, secondo alcune indiscrezioni addirittura sul podio, alle spalle dell'Arzachena e del Gozzano. Ampiamente tra le prime 10 della graduatoria generale, che prevede l'alternanza tra retrocesse dalla D e partecipanti ai playoff di eccellenza. Al momento, su un format che prevede al massimo 162 società, sarebbero però 171 i club aventi diritto all'iscrizione nel massimo campionato nazionale dilettanti, un esubero che non preoccupa. Un numero destinato a sgonfiarsi di fronte alle innumerevoli difficoltà che parecchi sodalizi stanno affrontando proprio in queste ore. In Lega Pro, ad esempio, sarebbero quasi una ventina le squadre a rischio iscrizione. Il termine ultimo per essere in asse di partenza è quello del 30 giugno, una data che attende con ansia anche la Vibonese. Da lunedì in pratica tutto sarà più chiaro. I guai economici di molti club professionistici potrebbero liberare, secondo il classico effetto domino, i posti che servono per un eventuale ripescaggio in Serie D. A questo campionato non si iscriverà il mezzo corona. La società trentina, più che un'eccezione, sembra la regola, perché tra i dilettanti sono parecchi club in affanno, condizione che fa sorridere la Vibonese, costretta a sperare nelle disgrazie altrui per evitare l'eccellenza. Queste quindi le ultimissime novità in casa della Vibonese, come avete sentito spero ovviamente nel ripescaggio in Serie D. Prima di passare ad altro ci tuffiamo come sempre sul nostro sito internet www.retecalabria.tv per andare a leggere le ultimissime notizie anche sportive. Come ormai conoscete, la finestra dedicata agli amanti dello sport, andiamo a leggere proprio l'ultimissima notizia inserita
uscita dalla nostra redazione riguarda la pallavolo di serie A2. Corigliano infatti in fila, il secondo acquisto, classe 91, Romolo Mariano è il secondo tassello del nuovo gruppo rossonero affidato a coach Daniele Ricci. Il posto 4 bergamasco ha giocato nelle ultime due stagioni nella serie A svizzera con la maglia del Lugano, stesso team dal quale è stato prelevato il nuovo posto della Caffè Aiello, Banderò, alto 190 cm, cresciuto pallavolisticamente nell'Olimpia Pallavolo in Serie B1, dove il nuovo schiacciatore rossonero ha disputato 5 stagioni con una breve parentesi a Cantù. Mariano ha poi fatto il salto nella massima categoria elvetica nell'estate del 2012, restando per due stagioni in forza a Lugano e mettendosi in evidenza nel proprio ruolo. E allora Romolo Mariano è il secondo acquisto del Corigliano in Serie A2, ovviamente parliamo di pallavolo. www.retecalabria.tv per approfondire questa notizia, anche tutte le altre, per rivedere se volete questa edizione e appunto anche tutte le altre. Passiamo invece adesso alla vela, perché lo specchio d'acqua della Costa degli Dei sta facendo da cornice alla terza tappa del campionato italiano d'altura offshore, partita stamattina da Vibo Marina, previsto l'arrivo domenica a Tropea. 18 barche ai nastri di partenza, 126 persone tra skipper ed equipaggi a bordo, un percorso lungo 120 miglia, oltre 48 ore di gara, sono i numeri che contraddistingueranno la terza tappa del campionato italiano di vela d'altura offshore, partito stamattina da Vibo Marina. A fare da cornice all'evento proprio la provincia della Costa degli Dei, che dallo specchio antistante la baia di Pizzo porterà la flotta a Tropea attraverso una rotta tanto affascinante quanto impegnativa, che costeggerà le isole Eolie. Il passaggio più importante risulta essere quello su Panarea, perché la Panarea potrà essere lasciata a destra o a sinistra, e quindi il passaggio tra l'isola di Lipari e l'isola di Vulcano, perché da là inizierà il ritorno alla Tropea e diciamo il ranking finale delle barche sarà definito. A quel punto chi passa meglio da questi due punti fondamentali, Panarea e l'istimo tra Vulcano e Lipari, riuscirà a aggiudicarsi la tappa. La competizione accenderà i riflettori sulla nostra terra grazie all'impegno del Circolo Velico Santa Venere, capitanato da Gianfranco Manfrida, un giusto riconoscimento ad un lavoro ormai decennale, non solo in campo agonistico. Abbiamo già in parte avviato la scuola vela per i ragazzi e soprattutto abbiamo in cantiere molti progetti anche per i diversamente abili. Portiamo già a mare i non vedenti che apprezzano molto questo sport. Abbiamo portato a mare anche 110 ragazzi dell'associazione dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemia e Linfomi, domenica scorsa, e contiamo di ripetere l'evento prima della fine dell'estate. L'arrivo è previsto per domenica, quando si svolgerà la premiazione, il tutto intorno alle 18, tra i protagonisti Giuseppe Romano con Pistrice e Ninni Adamo a bordo della sua Shadow. E su queste belle immagini ci fermiamo qui, grazie per averci preferito. Se volete ci rivediamo più tardi con altre notizie ed altri servizi sullo sport regionale firmato Rete Calabria. Grazie ad Alessio Bonpasso.